puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Ci troviamo alla foce del Tevere, ad Ostia, in un luogo che è stato per anni tristemente famoso, è stato il luogo della scomparsa di Pierpaolo Pasolini, e questo luogo per anni è stato un luogo di degrado, una discarica a cielo aperto, finché noi come LIPU, come sezione di Ostia, nata ad Ostia nel 1981, a metà degli anni 90 abbiamo iniziato una battaglia. Qui si voleva cementificare tutto per mettere squali, delfini ed orche, quindi qualcosa di insostenibile dal punto di vista ambientale ed anche etico e culturale. Noi abbiamo proposto qualcosa di alternativo, ovvero sia andare a ricostruire quello che c'era prima in questa zona, una grande palude, perché prima, fino alla fine del 1800, da Ostia fino al Circeo era un susseguirsi di grandi spazi naturali, e abbiamo vinto questa battaglia. Cosa abbiamo realizzato? Abbiamo recuperato il territorio, abbiamo portato avanti una grande opera di bonifica e abbiamo ricostruito un grande lago. In pochi anni abbiamo contato oltre 200 specie di uccelli, specie rare, specie di passaggio, specie che vengono qui a nidificare, tanto che qui abbiamo la più grande colonia del Lazio di aironi rosso. Ogni anno accogliamo oltre 800 animali selvatici, da quelli più comuni che possono essere i passeri e i merli, fino anche a animali molto rari, che poi portiamo al nostro centro recupero fauna selvatica. Quindi quello che era un luogo di morte e di degrado è diventato un luogo di vita, un luogo di aggregazione dove vengono portate avanti iniziative anche culturali, sociali. Abbiamo creato il Parco Letterario Pierpaolo Pasolini. Insomma, una bella realtà, anche perché siamo tutti volontari e abbiamo ragazzi dagli 8 agli 80 anni che rendono questo luogo quotidianamente sempre più accogliente per ospiti umani ed animali. La cosa più bella è l'ottimo rapporto che negli anni abbiamo sviluppato con il territorio. Noi siamo un punto di riferimento, come dicevo prima, portiamo avanti anche progetti sociali. Abbiamo fatto dei progetti molto belli con i centri di igiene mentali, quindi abbiamo dei ragazzi che attraverso il contatto con la natura e gli animali hanno avuto dei risvolti terapeutici molto importanti. Ma siamo un luogo non chiuso, non è uno scrigno, no? Inaccessibile, è un luogo sempre a disposizione della cittadinanza. Quindi la cittadinanza ama questo luogo, lo vive e lo difende, ed è bello vedere la disponibilità dei cittadini del territorio nel portarci gli animali. Noi abbiamo dei piccoli volontari di 10 anni che ormai sarebbero in grado di tenere dei corsi di primo soccorso alla fauna, ci aiutano anche nella gestione del verde, magari a annaffiare le piante, e anche bambini molto piccoli imparano quale cibo va somministrato a quale specie, ma ci aiutano anche nella realizzazione di cartelli. Il sabato o la domenica, quando abbiamo dei visitatori, abbiamo dei ragazzi di 11 anni che accompagnano i visitatori, ed è bello vedere i turisti che rimangono esterrefatti dal vedere quanto siano preparati questi ragazzi, la passione che mettono. Posso dire che i cittadini di Ostia ormai hanno una sensibilità che nasce anche da un grosso lavoro che abbiamo fatto ormai da 35 anni su questo territorio, ma la risposta è stata davvero positiva. Io ho iniziato questa attività con la LIPU a 9 anni. La LIPU ad Ostia era presente da poco, non aveva una sede, aveva poche persone, ma c'era un ragazzo che aveva 9 anni più di me che mi dedicò da subito grande attenzione. E quindi quando io ho tanti ragazzi intorno, abbiamo un gruppo che si chiamano le Giovani Upupe, e io gli dico sempre questa cosa, gli dico: io vi dedico grande attenzione e grande passione. Io, partendo dal nulla insieme ad altri ragazzi, sono riuscito a creare un'osi naturalistica molto importante. Voi partite da una grande osi naturalistica, quindi gli dico: voi dovrete come minimo riuscire a creare un parco nazionale. E loro, devo dire, hanno una grande sensibilità, e i genitori sono sorpresi, no? Perché d'estate, quando finiscono le scuole, loro vogliono correre alla LIPU. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.